Ciao a tutti da Mario Carbone, benvenuti in questa lezione. Oggi studieremo insieme la tarantella tradizionale avignanese. Bene, questa è una delle tante versioni. Ascoltate il brano che trovate sul canale. Ecco qua, ora vediamo l'introduzione insieme, inutile risuonarla nuovamente tutta. L'introduzione è questa. Molto semplice. Quindi siamo col secondo dito sul Sol, ovviamente 6 ottavi il tempo. Nel primo momento mettiamo 4, 2, 1, quindi secondo dito sul Sol, ancora uguale. Poi allarghiamo il pollice di un tasto e suoniamo 5, 2, 1, quindi mettiamo un metronomo, così anche ritmicamente diventa un po' più semplice capire la metrica. La velocità che vado a inserire ora è 45. È molto lento, quindi così, 2, 1, 2, quindi chiaro? È semplicissimo, insomma, fate questa prima frase, che sono queste due battute, ma è molto semplice, quindi qua, tam, tam, pa, pa, pa. Bene, fatto questo andiamo avanti, avete nuovamente le stesse note di prima, 4, 2, 1, quindi ovviamente 4, 2, 1, parliamo di dita, però ovviamente produrranno dei suoni, chi li fa sol si per capirci. Ecco qua. Andiamo avanti, poi abbiamo questo 5-2-1 col pollice allargato, insomma, che dura quasi due pulsazioni. Va bene, ovviamente chi sa leggere note può leggere la nota, chi solo i numeri va bene uguale, si suonano in entrambi i modi. Quindi la frase successiva è questa: inizio uguale e 5-2-2, quasi due movimenti, perché in levare ci andrà un'altra nota. Ripeto questo. 1, 2, sarà questo quindi. 1, 2, lascio perché in levare ci andrà ben altro, va bene? Ecco qua, fate questa frase di ora e ora collegate tutto il rigo, chiaro? Quindi presumiamo che l'avete fatto per 10 minuti, per mezz'ora. I bassi come possiamo, li mettiamo qua? Siamo in posizione di 1, ovviamente mettete dopo che avete memorizzato tutto il brano, io li faccio direttamente ora per comodità. Ecco qua, ritornate sul video, insomma. Andiamo sui bassi in sol settima, quindi 1 settima come posizione, e facciamo questo, ripremiamo tutte e due insieme, così quindi. I bassi li posso tenere un po' come sottofondo, diciamo, tenuti così. Poi vado sul basso in do, quindi 0. E in chiusura uguale, quindi stessa cosa, in sol settima, 1 settima. Se poi vi piace un suono, diciamo, quel sottofondo non mi piace, mettete solo lo stop così. Anche un fattore di gusto, chiaro? Quindi lo stop ve lo evidenzio, metto in rosso e andiamo subito avanti con la lezione. La parte è questa, quindi decidete se prolungare l'accordo ai bassi oppure no. Questo è, diciamo, a vostro piacimento. Ecco qua, andiamo avanti ora nella parte A che inizia, quindi siamo dopo aver eseguito l'ultimo accordo. Terzo dito sul Sol, quindi c'è scritto Sol, terzo dito, quindi su questo tasto mettiamo il terzo dito. Il 3 in levare, poi 1, 2, 3. 3, 4, 3, 5, 3. Vabbè, faccio ascoltare prima almeno solo questa parte, forse è più comodo così. Ripete nuovamente. Riandiamo con lo studio, terzo dito sul Sol, 3 in levare, poi 1, 2, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 5, 3. 4 in, 2 in levare, 5 3 in battere, 4 in levare, poi 4 3 2, 4 3. Col metronomo è questa, 45. Inizio sul secondo movimento in levare. 1, 2. Ora vi mostro subito la frase. Ecco qua, da questo 3 che è sul Sol c'è stato uno spostamento, vi ricordo, e fino qui, va bene, dove ci sta la V, va bene? Ok, fatela per mezz'ora, un'ora, è importante memorizzare bene la parte. Andiamo avanti con la parte successiva, ma più o meno è uguale, quindi poi abbiamo 3, 4, 3, poi 1, 2, 3, come prima, 3, 4, 3, 5, 3 che dura una pulsazione, nuovamente una pulsazione. Poi 2, 1 e giriamo col 2 così. Napoli,
nuovamente il 2, una pulsazione, e pollice quasi due pulsazioni, 2 e lascio, va bene. Col metronomo questa frase inizio sul secondo movimento, quindi 1, mi fermo qua, poi vediamo il collegamento, va bene? Poi diciamo dobbiamo solo allargare di due tasti e riprendere il terzo dito sul sol e ripetere tutta la parte, però memorizzate prima questa parte, andiamo per gradi, quindi da questo 3 per andare avanti fin qua questo pollice, va bene? Poi in levare ci sarà questo terzo dito allargato di due tasti, non è altro che lo stesso suono di prima, la stessa nota sol, chiaro? Si ripete nuovamente questa parte. Vabbè, ora collegate il tutto, fate collegate questa prima frase a questa seconda frase una mezz'oretta, poi suonate questa nota, riprendete nuovamente questi due righi, saltate la parte rossa e fate quella blu, che è la stessa nota di conclusione, cambia solo ora insomma la parte successiva, che insomma, andiamo nella parte B, chiaro? Vediamo questa parte con i bassi, ma è semplice dopo che l'avete memorizzata e assimilata, così il 3 senza sul sol, senza bassi, e poi i bassi eravamo in posizione do, quindi 0, così i bassi in sol settima, quindi una settima, se riuscite li mettete alternati o altrimenti li mettete non alternati, più avanti li aggiungerete, quindi così. Bassi in do, quindi 0, 5 e 3 bassi sol settima, quindi 1 settima, bassi in do, quindi 0, e ripete la stessa cosa. E poi si va avanti. Bene, qualche piccolo abbellimento. Quando iniziamo, possiamo fare prima del terzo dito, ovviamente gli abbellimenti ancora più avanti, potete suonare 1, 2, 3 prima del terzo, quindi doppia acciaccatura così. Prima del pollice 3, 2, 1, quindi faccio questo e ricollego tutto. Ora vediamo la parte B molto velocemente, andiamo avanti, quindi dal pollice alla conclusione della parte A, che è così. E poi ripete la stessa cosa, va bene? Quindi questa è l'ultima nota, la conclusione della parte A, allarghiamo il quinto dito di un tasto e siamo col quinto sul sol, per capirci, quindi è così, in levare il quinto, 5, 5, poi 4, 4, 3, 2, 1, poi 4, 4, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 4, metto il metronomo sul secondo movimento in levare, 1, 2, ascoltate questa frase mille volte e riprendete da questo quinto dito allargando di un tasto. Ta 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 ta. Poi, qua un piccolo respiro potreste creare qui, Mettete magari una V stesso voi, altrimenti se non è un problema andate direttamente fino qui. Fatela per mezz'ora, bene, andiamo avanti con la frase successiva, ma finite con dire questa cosa, abbiamo il 5 in levare, 5, poi 4, 4, 3, 2, poi 2, 3, 2. Pollice, allarghiamo 5 e 3 di un tasto, così. Eseguiamo diciamo, la stessa ritmica di prima, però come scritto è questo. Quindi abbiamo il 2 in battere, pollice in levare, giriamo col 2, un movimento intero, e poi il pollice, quasi due pulsazioni. Chiaro? Quindi ripeto la frase col metronomo, 1. Sul primo movimento in levare prenderò, chiaro? 2, quindi 1. E poi si ripete tutta la parte, insomma, quindi vabbè, fate prima questa frase da questo quinto dito qui, vedete, in levare, fino dove ci sta la V, quindi la casella rossa con la V, va bene?
fatela per mezz'ora. Bene, fatto questo, notate questa, dopo la V ci sta questo quinto dito che insomma si allarga di un tasto, si ripete nuovamente questa frase, va bene? Si ripete la parte di qua, la stessa cosa, si salta la parte rossa poi e si fa questa qui, blu, che è un pollice, diciamo, sul Do, che dura due pulsazioni, un, due, come se non ci fosse, insomma, questa nota, e dura due pulsazioni, questo è chiaro, si fa però questa la parte. Bene, fatto questo, diciamo che l'avete memorizzata dopo diciamo una settimana, un giorno, insomma dipende dalle difficoltà che incontrate. Mettiamo i bassi, quindi mi ricollego dall'ultima nota, dalla casella di qua, insomma, per capirci direttamente, da qui, che l'ultima nota fa parte della parte A, chiaro? Per agganciare la parte B, quindi pollice sul Do e così, bassi in posizione 0, Do, quindi. Bassi in sol settima, quindi 1 settima. Bassi in posizione Do, quindi 0. Bassi in sol settima, quindi 1 settima. Bassi in posizione Do, quindi 0. E si ripete la parte. L'ultima nota del pollice che dura 4, diciamo due pulsazioni, quindi e sarà così. Bene, vediamo di aggiungere qualche abbellimento. Prima, dopo aver eseguito diciamo l'ultima nota della parte A, prima del quinto dito possiamo seguire il quarto dito tasto alterato, un'acciaccatura, quindi stessa cosa per il quarto dito, prima del 4 mettiamo il terzo dito tasto alterato, quindi poi magari no. Prima del pollice 3-2-1, quindi e poi si ripete tutta la parte, va bene? Andiamo avanti con la parte C, che è questa qui, fa così, collegandoci dall'ultima nota della parte B, in questo caso, quella nota che dura due pulsazioni. E si ripete nuovamente questa parte, quindi dopo aver eseguito il pollice, allarghiamo il 2 di un tasto, il 3 di un tasto e il 5 di un tasto. Praticamente siamo sull'accordo di Do, che abbiamo eseguito anche degli esercizi arpeggiati, quindi vi consiglio di fare gli esercizi. E sarà questo, quindi dopo il Do faremo questo, così. Oppure possiamo anche togliere questi abbellimenti, facciamo solo il quinto, quindi così. Vabbè, se ci riuscite fate così. 2, poi 3, 2, 5, doppia acciaccatura. 5, 4, 2, poi 3, 2, 3, 4, 2 e poi il 3 in levare, 3, 2, 1, 3 in battere, 2 in levare, metto il metronomo, 1, 2 dal pollice, 2, e ci siamo. La frase è questa. Ho collegato da questo pollice di prima, più comoda, andando avanti fin qua. Va bene, fatela per una mezz'oretta. Bene, ben fatto e bentornati. Andate senza fretta avanti. Andiamo avanti ora 2, 3, 2. Poi 3, 2. 2, 3, 2. 4, 2 per due volte. Pollice, giro col 3. 2, 2. E pollice, 2 pulsazioni. Metronomo, questa frase è così, sul secondo movimento inizia, quindi 1, chiaro? Vi mostro subito la parte, così potete passare allo studio, una buona mezz'oretta può bastare. Da qua, da questo 2, fin qua fate questo pollice, insomma la casella rossa, e riprendete nuovamente dal ritornello. Saltate la casella rossa e fate quella blu, quindi col pollice che dura solo una pulsazione, va bene? Quindi mettiamo subito i bassi, ora colleghiamo da sempre quel pollice l'ultima nota della parte B, che è così. Bassi in posizione Do, quindi 0. Bassi in sol settima, quindi 1 settima.
basso in posizione Do, quindi 0, basso in Sol settima, quindi 1 settima, basso in posizione 0, quindi Do. Poi ripete la stessa parte, chiaro? È inutile che la faccio nuovamente. L'ultima volta invece dura solo basso accordo, quindi un movimento. Per iniziare la parte D, che vediamo subito ora, che è così, quindi riprendo dall'ultima nota della parte C in questo caso. Vabbè, qua possiamo aggiungere qualche abbellimento, vediamo un po' alla parte C che abbiamo fatto ora. Sul 3 una terzina, metto un segno sopra, poi metterò magari un mordente, è così. 3, 4, 3, poi il 2. Prima 3, 2, 1. E va bene così. Andiamo avanti con la parte D, che sarà così, quindi. Dal pollice riprendo, che è l'ultima nota della parte C. Ripete nuovamente la stessa parte, l'ho fatta un po' lenta, più comoda insomma per capirla. Quindi il pollice sul Do, ultima nota della parte C, allarga di un tasto, quarto dito sul Sol, sarà 4, 5, 4. Poi il 2, allargo il pollice di un tasto e riavvicino il 3, quindi dove ci stava il 2 ci va il 3. Poi vado avanti, 5, 4, 3, 2, allargo il pollice di un tasto e rimango fermo su questa posizione, cioè rimani fermo. Facciamo questa frase che vi ho indicato ora, vi ho spiegato ora, quindi da qui 4, 5, 4, fin qua. Quindi attenzione, dovete allargare di un tasto, riavvicinare il 3, poi rimanere fermi su queste note. Bene, ben fatto, andiamo avanti, ora la posizione è questa. Dobbiamo rimanere fermi, ora 4, 5, 4, fermi perché utilizzeremo gli stessi tasti, le stesse note, quindi 2. Poi si allarga di un tasto, ma già dobbiamo già ci troviamo in questa posizione. Ora il 3 e il pollice si avvicina, non è più cerchiato come prima, sarà così, quindi fate questa frase di ora, va bene? Di qua, questa fin qua, una buona decina di minuti. Collegate le due frasi, andiamo avanti. Ed è così. Dopo queste ultime due note, allarghiamo il quarto dito di un tasto, quindi 2, allarghiamo il pollice di un tasto, poi il 2, 4, 3, 2, 1, allarghiamo il 5, 3 di un tasto, poi il 4 e la scala. Giro col 2, quindi così. Giro col 2 e si ripete tutta la parte, va bene? Riprendete da questo 4, 5, 4 allargando di un tasto e andate avanti con la frase successiva, va bene? Ve l'ho spiegata, quindi non dovreste incontrare difficoltà, la parte è questa. Bene, fatto questo, insomma, ripetete poi nuovamente, allargate di un tasto e riprendete quindi 4, 5, 4, la stessa parte, insomma, riprendete nuovamente di qua, chiaro? Poi saltate questa parte rossa, come sempre, fate quella blu per andare avanti, però ci fermiamo ora qui a questa nota. I bassi, vabbè, da inserire i bassi qua non è difficile, sempre la stessa cosa, riprendo dall'ultima nota della parte C, che è il pollice, per andare avanti alla parte D di ora, quindi mettete i bassi da qui a qualche mese, così. Basso in Sol settima, 1 settima. Basso in Do, quindi 0. Basso in Sol settima, 1 settima. E ripete la stessa parte. Quindi vediamo qualche abbellimento. Quindi possiamo fare sul 2, 2, 4, 2, una terzina, oppure doppia acciaccatura. Meglio terzina, facciamo poi. Quando è semplice. Qua possiamo ripeterla, 2, 4, 2. E poi tutto come scritto, va bene? Bene, fatto questo, andiamo velocemente alla parte successiva, che è la parte E, riprendo dall'ultima nota, della parte D, e sarà così, quindi. Ripete la stessa parte, quindi l'ultima nota della parte precedente è questa. Ora inizia la parte allargando il quarto dito di un tasto, in levare il 4, poi il 4, 5, 4,
il pollice alla larga di un tasto e sarà questo. Avvicino il 5, quindi sul Sol, allargo il pollice di un tasto e poi sempre così. 3-1 e poi, vabbè, ci fermiamo qui per ora, altrimenti poi diventa troppo lungo il discorso. Ripeto nuovamente questo in levare il 4, 4-5, allargo di un tasto, avvicino il 5 di un tasto, allargo il pollice di un tasto, poi 4-4-5, 4-2-1 allargate di un tasto, poi 4-4-3-2-3-1. Bene, fate questa frase che inizia di qua, da questo 4, ta, 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 fin qua dove ci sta la V. Fatela per mezz'ora. Bene, bentornati, andiamo avanti. Siamo in questa posizione, allarghiamo il 4 di un tasto, quindi torniamo sul quarto di Sol e sarà la stessa frase. 2, 1 allargati di un tasto, poi 4, 4, 3, 2, 1. La stessa conclusione della parte precedente, quindi allarghiamo di un tasto. E poi il quarto dito si allarga di un tasto, ripete la stessa frase, insomma. E ripete uguale, quindi. La parte questa, vabbè, ve la faccio vedere, perché non ho fatto vedere questa seconda parte, questa che continua, di qua fin qua. Fate queste note, allargate di un tasto, riprendete di qua, saltate la parte rossa e fate quella blu. Facendo questo, poi nella parte blu troverete il terzo dito sul Sol, allargando di due tasti, e ripete da capo, dal secondo rigo, poi vedremo insieme questo collegamento. I bassi qua, quindi è semplice, i bassi in posizione Do, quindi 0, bassi in Sol settima, quindi 1 settima, bassi in Do, quindi 0, bassi in Sol settima, quindi 1 settima. Ripete questa parte. Ora si riaggancia col terzo dito da capo, quindi secondo rigo. È inutile che la ripeto, chiaro? Notate, cioè, vabbè, si fa tutta tante volte, poi per finirla da questo segno e poi il finale. Quindi questo segno dov'è? Ecco qua, è al secondo rigo praticamente. E l'altro segno dove lo troviamo? Lo troviamo qui alla fine proprio, va bene? Quindi arriviamo dove ci sta questo segno e se vogliamo concluderla, insomma, finiamo. Quindi se notate l'ultima nota che dovete seguire questa battuta, l'ultima nota è questa e fate il finale. Faccio sentire questa battuta e il finale per capire com'è, va bene? Vabbè, dalle quattro note anche prima del rigo precedente, quindi così. Questo è il finale, quindi le note sono queste. Poi, ora vado al finale dal pollice, allargo 4 e 2 di due tasti, quindi vado qui, il 3, poi 4, 3, 2, 2, 3, 4, il 5, ora classico finale, 4, 2, 1, allargo il pollice di un tasto, 5, 2, 1, chiaro, col metronomo è questo, questo finale. Anzi, dall'aggancio di prima, da questa battuta faccio direttamente, dai, vorrei far sentire da qui, è meglio, dai, dal secondo movimento, dal primo momento in levare di qua, è più comodo, dai, quindi un. Va bene, mettendo i bassi, questo qua. Bassi in Sol settima, 1 settima. Bassi in posizione Do, quindi 0. Sol settima e bassi, 1 settima. I bassi ora in Do, quindi 0. Va bene? Bene, per oggi è tutto, quindi vi ricordo di non mettere subito i bassi e di non inserire subito gli abbellimenti, ma di prendervi tempo. Chiaro, dopo che avete memorizzato, inserirete i bassi, magari semplici e poi alternati. Per oggi è tutto, un saluto da Mario Carmona, alla prossima lezione. Ciao a tutti!